ragazze, ciao ragazzi. Allora, inizio subito questo video dicendovi che mi sono bevuta due cocktail e quindi sono è l'una e mezza di notte, ok? L'una e venti letteralmente, non sto scherzando. Ok, non so se si riesce a vedere, per farvi capire, ok? Quindi se sono un po' alticcia, evidentemente per questo. Comunque ho visto fare questo video a Jenna Marbles, che ultimamente è tipo una delle mie YouTube preferite. Non mi perdo un video, anzi mi sto rivedendo tutti i suoi video vecchi, mi fa schiattare dalle risate. Lei ha fatto questo video 29 lezioni di vita che ha imparato in 29 anni e poi ha fatto 30 lezioni di vita che ha imparato in 30 anni l'anno dopo. E lei adesso ne ha 32, quindi sto aspettando che arrivi il video sulle 32 lezioni di vita. Nel frattempo vorrei fare anch'io questo video perché secondo me è molto molto interessante, sia per me e magari anche per voi. Quindi cominciamo, perché 34 non sono poi così pochi, quindi ci mi sto dando della vecchia da sola praticamente. Bene, iniziamo bene. Non è sempre vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Alcuni amici si riconoscono anche quando le cose ti vanno molto bene, perché diventano invidiosi, e quelli che diventano invidiosi di te automaticamente non sono veri amici. Meglio avere poco che fare i ricchi con i soldi degli altri. Chi ti vuole bene ti incoraggia e non cerca di buttarti giù costantemente. Non accettare mai nulla che non ti faccia sentire bene. I pidocchi si possono prendere a tutte le età e non è vero che vanno sui capelli sporchi, anzi è il contrario, purtroppo. Non mangiare mai, e dico mai, sushi e nessun tipo di pesce crudo al di fuori dell'Unione Europea o comunque in nessun paese in cui non sia obbligatorio l'abbattimento del pesce prima di essere servito, perché l'avvelenamento da cibo non è una bella cosa, non è una cosa divertente. La paura di volare non passa viaggiando, te lo dicono tutti, non è vero. La paura di volare ce l'hai, puoi viaggiare quanto vuoi, ma rimane. La famiglia non te la scegli, vero? Ma puoi scegliere chi della famiglia frequentare e chi no. Non sei obbligata a fare nulla che tu non ti senta di fare, indipendentemente da chi, cosa, come, quando. Non sei obbligata a fare nulla che tu non voglia fare davvero. Per vivere bene devi smetterla di cercare di accontentare gli altri. Pensa prima a te stessa e poi in caso pensa ad accontentare gli altri, ma prima pensa ad accontentare te stessa, perché altrimenti inevitabilmente è una vita triste. Pensavo che essere egoisti fosse sbagliato. Invece ho imparato con gli anni che essere egoisti è l'unico modo per sopravvivere, perché altrimenti vivi soffrendo praticamente. Ed è anche vero che se non sei un po' egoista non riesci nemmeno ad aiutare gli altri. Quindi essere egoisti non è sempre una cosa negativa. Essere egoisti aiuta. Se hai il carattere che ho io, devi diventare un po' egoista, altrimenti soffri. Smettila di dare fiducia a chiunque. Non tutti vogliono farti del bene. Tienitelo in testa, Nicole. Smettila di dare fiducia a chiunque. Non fidarti di tutti. Non sono tutti come te. Non tutti, quando sorridono, sorridono davvero, quindi occhio. La violenza fisica non va mai accettata per nessun motivo da parte di nessuno, mai. La violenza fisica è sbagliata. La felicità non dipende da fattori esterni, non dipende dagli altri, non dipende dalle altre persone. La tua felicità non dipende da niente, dipende solo da te. Dipende da come tu decidi di affrontare le cose, perché quando decidi di essere felice ti può capitare qualsiasi cosa, ma tu sai che devi trovare la cosa positiva, tu sai che devi trovare lo humor si dice, tu sai che devi trovare una cosa che ti faccia ridere anche nella situazione peggiore, ma sei tu che scegli di essere felice. La tua felicità non dipende da niente e da nessuno, solo da te, dipende solo da me. Ho passato tutti i desideri che esprimevo ad ogni compleanno, ad ogni stella cadente, era sempre quello: voglio essere felice, e non mi rendevo conto che basta decidere di esserlo. Non devo aspettare che la felicità arrivi con qualcun altro o con qualcos'altro. La felicità è dentro di me e devo essere io a trovarla e a riscoprirla ogni giorno. Meglio buttare via 10 anni in una relazione sbagliata
che 20. Meglio buttare via 3 anni in una relazione sbagliata che 30. Meglio buttare via 8 anni piuttosto che tutta la vita in una relazione sbagliata. Indossare gonne con uno spacco inguinale vertiginoso in una città dove la bora soffia a 180 km orari non è una buona idea, Nicole. No. Gli adulti possono essere più infantili dei bambini. E quando ero piccola ero convinta che gli adulti fossero super saggi, che non facessero. Invece le fanno, e come? Gli adulti sono uguali ai bambini praticamente, a volte peggio. Fai sempre la cosa che senti dentro di te essere quella giusta da fare, non quello che ti dicono gli altri, perché poi te ne penti. La cosa più bella nella vita è la felicità, è fatta di tanti momenti felici nella vita. Le cose più belle sono questi piccoli momenti felici che sono a volte i momenti più stupidi, ma tu in quei momenti sei felice e purtroppo non ti rendi conto che quelli sono i momenti felici della tua vita fino a quando non sono passati. Quindi inizia a capire quali sono i momenti felici mentre li stai vivendo e goditeli al massimo. Se fai del bene non sbagli mai, anche se l'altra persona viene fuori che non se lo meritava, anche se hai fatto del bene alla persona peggiore al mondo, tu comunque non hai sbagliato. Fare del bene non sbagli mai. Non vergognarti del tuo fisico, perché tante cose che magari una volta non andavano di moda, vedi le sopracciglia a cespuglio, ok? Magari poi tornano di moda, e se io mi sentivo male perché avevo la vita stretta e magari il sedere un po' più tondo, o mi sentivo male negli anni 90 perché le sopracciglia erano super sottili e le mie invece sono super folte, vedi che alla fine le mode cambiano e i canoni estetici cambiano, e magari un giorno ti pentirai di essere stata così autocritica sul tuo fisico. Il tempo non esiste, esiste solo il momento presente che stai vivendo, e in qualsiasi momento esiste solo il momento presente che stai vivendo. Il tempo, dimenticatelo. Quando non ti va di fare qualcosa, puoi dire di no. Non c'è niente di sbagliato, ci ho messo almeno 30 anni a capirlo. Se una cosa non la vuoi fare, smettila di farti problemi e di no. Non so perché, ma mi sono sentita in colpa, o comunque non ho mai detto di no, anche se una cosa non la volevo fare, la facevo controvoglia pur di accontentare gli altri. Invece, e ritornando al discorso che bisogna essere egoisti a volte, devi imparare a dire no. Non ti va di fare una cosa? Non ti va di andare in un posto? Di no. Ascolta sempre il tuo istinto, quella sensazione nello stomaco che ti dice hai, quella sensazione che ti dice occhio, quella sensazione che ti dice qualcosa non mi torna. Ascoltala sempre, ha sempre, sempre ragione, sempre, non sbaglia mai. Impara dai tuoi errori, perché se non lo fai, la vita continuerà a riproporti le stesse identiche cose fino a quando tu non avrai capito la lezione e non avrai imparato da quegli errori. Quindi impara, perché altrimenti continueranno a ripetersi le stesse cose e il ciclo non finirà. Le persone buone si riconoscono molto facilmente perché sono buone anche con chi non può dar loro niente in cambio. Chi è buono solo quando gli conviene non è una persona buona davvero. Tutto, e ripeto tutto accade per una ragione, niente succede per caso, non esistono coincidenze, tutto succede per una ragione, e se ti trovi qui in questo momento è perché è qui in questo preciso istante che tu devi essere. Anche se sei convinta di aver ragione, a volte hai torto marcio. Quindi a volte pensaci un attimo, fermati, lascia stare il tuo carattere da scorpione e pensa, e di magari a volte sbaglio. Cosa molto difficile da fare, però a volte fermati un attimo, che può essere che tu sia in torto marcio. L'opinione degli altri su di te, i pensieri degli altri su di te non contano niente, zero, mai. In nessun caso conta quello che tu sai di essere, ma le opinioni e i pensieri degli altri non contano niente, senza nessuna eccezione. Se vuoi qualcosa,
non fermarti fino a quando la ottieni, c'è sempre un modo, ho imparato che c'è sempre un modo, prima o poi un modo lo trovi, se vuoi qualcosa prenditela. Dormire negli hotel una stella non è mai una buona idea e ritrovarsi con un sacco di morsi di pulci forse ti fa capire che era meglio spendere un po' di più e prenotare un altro hotel. Se sbagli, abbi il coraggio di chiedere scusa. È difficile, lo so, ma è giusto. Se sai di aver sbagliato, chiedi scusa, anche se è passato un sacco di tempo. È comunque giusto, ti fa sentire meglio, fa capire l'altra persona chi sei davvero, quindi ho imparato che anche se è difficile, se sbagli, è giusto chiedere scusa. Il più grande ostacolo nella vita è la paura di rendersi ridicoli, la paura di sbagliare, la paura di non farcela. Quello è il più grande ostacolo nella vita e se impari a superare quella paura, praticamente hai già vinto. Bere 5 cocktail, 2 tequila a 30 anni non è lo stesso che bere 5 cocktail e 2 tequila a 20 anni. Esiste una cosa chiamata hangover e praticamente te ne accorgi dopo che hai compiuto 30 anni e poi ti servono 2 giorni per riprenderti e non è proprio il massimo. E niente, mia family, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito, ma mi andava anche perché a novembre è il mio compleanno e secondo me ci stava un po' fare questo video, anche se in realtà mi stanno venendo in mente un sacco di altre cose che avrei potuto menzionare, ma magari farò un altro video quando avrò compiuto 35 anni. Comunque, questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo, scrivetemi tutto nei commenti, mi raccomando, perché li leggo sempre tutti, ve lo dico sempre, ma è vero. Bacio grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!